Scusatemi, eccomi qua. Ah, non mi sento benissimo stasera. Ogni volta qua, quando monto i video, casino. Riesco mai a sistemare bene la sedia. Mal di pancia, incredibili. Ah. Com'è? Com'è? Sta piacendo questo sub day? È stata una giornata bella lunga. Abbiamo fatto 2 ore e mezza quasi di video dei sub. Grazie a Tsmsna! Buona caccia al mostro. A lei la ringrazio moltissimo. Moltissimo, grazie. Sto bevendo un po' di cochina per ruttare. Quindi cercherò di mutarmi ogni volta che lo faccio. Leila. Perché devo buttare fuori l'anima. Cioè l'anima, non l'anima della festa, l'anima degli Ah, mortacci. sì, mi ricordo. Grazie a lei, ho 10 come i bomber. Non l'ho capita. No, okay. Scusate. Non è che non mi sento bene perché ho fatto un sacco di ore di live, è che domani sarà una giornata terribile. E oggi pensavo di farla in meno tempo. Perché oggi avevo intenzione di montare il video. Invece, alla fine ho fatto solamente la live. Poco Ah, male, sì, lo mi monterò ricordo. domani. Solo che ho un sacco di robe da fare anche domani. Una roba incredibile. Comunque, ho già aggiornato la Ah, play. sì, mi Sto messo a ricordo. scaricare Saints Row per domani sera. Ah, ho notizie interessanti. Grazie a Derry per i 4 mesi. E a Sonomai per i suoi 4. E Leo, l'ho già letto, era 10 come i bomber. Rinnovate tutti perché oggi è il sub day. Il video dei sub è già online. Fatemi andare a modificare anche la schedule. Canale. Una merda sta cosa della schedule, è veramente fatta male. Vabbè, poco male, sistemeremo al meglio possibile. Niente, non ce la facciamo. Il mio naso non ce la fa. Domani sarà una giornata particolare. Domani per 3 ore non giocheremo a Black Flag, ma giocheremo a Man Eater. Perché è il day one. La cosa particolare è che Man Eater domani mattina lo facciamo in anteprima. Perché il gioco esce alle 14 e noi possiamo giocarlo in anteprima di ben 5 ore. Lo so, non è niente di eccezionale come tempistica. Speravo di farlo stasera. Purtroppo, fino all'ultimo, non mi hanno fatto sapere quando avrei dovuto farlo e quindi niente. Domani sera, invece, Saints Row the Third, che non ha un nome di remastered. Vabbè, questo è domani sera, invece, alle 21 p.m., cioè alle 9 p.m., per un'ora. Eccolo qua. E questo qui lo facciamo domani sera. Ok, ho aggiornato la schedule, dovreste trovare tutto qua sotto, perché tanto ve l'ho detto a voce, quindi a posto. Grazie a Fat Cobra, signor Gatto, mi scuso per aver dimenticato una cosa Ah, sì, mi imprescindibile ricordo. ed importante come resubare, perciò sto facendo in ritardo di ben 2 giorni. Spero passiamo una buona serata. Guarda, finita la live, probabilmente vado a tuffarmi a letto. Allora, ho le mani calde, quindi non credo di aver la febbre, Dove però. ti trovo? Boh. No, sicuro non c'è. Celio, buonasera gatto, grazie per la compagnia e le risate di questi mesi difficili, grazie mille, l'abbraccio fortissimo. Vado a prendere dell'acqua perché ho la cocchina per fare i routine, ma vorrei anche idratarmi. Eccomi, eccomi qua, eccomi qua. Eccomi qui. Ciao belli. Grazie a Mega Power per 29 mesi. Buona segale. Siamo qui. Grazie anche a Sledge per i suoi 3 mesi. Cosa mangio per cena? Ho mangiato cinese. Ah, Non è sì, stata mi una grande ricordo. idea. Grazie a Zeno per i 21 mesi. Sono le Maldive, confermo!
Federico, grazie, mi sta venendo un infarto mentre ti ringrazio, ma è apprezzatissimo ovviamente. Scusatemi. Federico che regala la sub a Marjus, a Brain Damage, a Kenneth White, a Kovetz, a Minecraftaro. E basta, perché sono 5 e ne ho letti 5. Grazie mille Federico, veramente. La cosa brutta è che in questo momento ho parecchio caldo, però se apro la finestra mi torna il mal di pancia, quindi non so, sono in questo limbo terribile. Grazie Linea per 24 mesi. Ringraziate tutti Federico. I regali da sub sono casuali, sì. O se preferite, non sono casuali, ma sono in base a quanto siete sexy. Riccardo, dai una testuta, ma c'è. Colpo di sole, sai che potrebbe? Sono stato... No, ma non è solo sono stato al sole, è che mi sono acceso anche il ventilatore sparato. Perché ho cercato di rinfrescare la stanza l'altro ieri, perché avevo 27 gradi e ho fatto di tutto per rinfrescare e probabilmente il ventilatore puntato forte su di me, perché l'ho puntato fortissimo per rinfrescare la stanza per poi registrare spegnendolo, perché non posso tenere il ventilatore acceso durante la registrazione perché si sente. Quindi ho dovuto spegnere tutto, cioè ho dovuto accendere tutto a manetta e forse quello sbalzo mi ha ucciso. Grazie a Christian per i 37 mesi, perdonami. Blackfield per la sub e Vlaco che regala la sub a Shaime, a Daenerys, a Gilden, a Majority e a Pry. Grazie mille anche a Vlaco e grazie anche a Sunthelax per i 2 mesi. Sì, sposto solamente, però... Era freschino, perché arrivava uno spiffero da fuori dalla stanza. Avevo tirato giù la tapparella, insomma, era freschetto. Grazie a Potato. Congestione? Non lo so. Bere la cocchina? Sto sorseggiando poco poco, ma sta buttando fuori. Quindi direi che funziona. Riccardo, dai una cospita, bacio. Tra l'altro... Giusto perché sembra un po' una minchiata. Questi sono i gradi attualmente qui, nella mia stanza. Per dire che non è che mi sto inventando le cazzate. Kovetz, contributo per l'hype, grazie mille! Grazie mille. Rinnovate tutti, rinnovate. La descrizione con la spec del mio PC la dovevo fare, ma quando... la volevo fare per il cambio PC. Non ho più cambiato PC, quindi non ha senso farla finché non cambio PC. Le luci ci mettono per fare caldo? Assolutamente sì. T'ho 27. Le luci non aiutano al calore sicuramente, però veramente non mi sento bene. Ho paura ad aprire la finestra che mi venga la morte. Grazie a Leo per i 20 mesi e terriccio umido. Ciao gatto, mi sto cacando sotto per la sessione incombente. Ma va là, con un po' di studio si risolve tutto. Hanno presentato l'i9 nuovo, vero? Ieri o l'altro ieri. Stavo per seguire la live di Pierpaolo. Sì, era in live anche Karim, quindi era lunedì. No, mercoledì. Ieri. Ieri era. Non mi ricordo che... Ah, sì, ho dovuto registrare ieri, ecco perché poi non ho più seguito. Grazie a Napo, buonasera, grazie per i 2 mesi. Buonasera. Non ho fatto la storia, non ho fatto la cazzo di storia io. Mi sono dimenticato. La faccio subito. Ah, sì. Uè, raga, siamo in live con Ant. Swipe up. Mi sono dimenticato, quando non si dimentica, si dimentica. Aspetta, c'era anche Alos, un obolo alla sua gattanza. Forse riesco a prendere casa. Mi fa la grazia. Un po' di posteriore ti fa sempre comodo. Tanti auguri e grazie. Non so, io ve lo giuro, sto morendo. Mi sono risentito da solo, tra l'altro, mentre prendevo il link da mettere su Instagram. È finita, io non so. Grazie a Fili per gli 8 mesi. Radiorz per i 26. Come quasi grandi che è in camera. Sì, è vero. No, siamo già a 27 e 2. E niente, non sapevo cosa scrivere. Sei bello. Grazie mille. Grazie ai termosifoni per il loro ride. A Daxtegra, 6 mesi. Grazie.
Rieccoci. Sì, Attila. E grazie anche a Tenshi per i 24 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Lo so che è uscito Total Tank Simulator, l'ho registrato ieri. Sto facendo un placement con Total Tank. Bella Mo. Sono qua, sono arrivato. Io potrei abbandonarti, te lo dico già. Non è possibile, gatto. No, ma credo che sia stato 5 volte. Ma l'ho fatta non liquidina. Gioco, Non gioco, eh. Come, perché mi cacco? Mettiamola, sì, così. Sì. No, credo che sia stato ieri perché ho cercato, ho reso la stanza più fresca possibile, perché in questo momento io ho 27 gradi e 2. Grazie a Ocean per la sub. A parte che non hai neanche il naso, gatto. Mai, vabbè, qua non ce l'ho mai. È una caccarella. Mi hai parlato veramente così, mi hai parlato. Grazie Sledge. Curati, per favore. Ma pensavo di ammazzarmi. È la cura definitiva, la no? La cura definitiva, quella. Questa è casa mia. Pubblicizziamo queste cose, allora, dai. Pubblicizziamo. C'è proprio un cartellone. Pubblicizziamo queste cose. No, non una tisana. Sto bevendo la cocchina che mi fa fare i ruttazzi. Che è già diventata calda, tra l'altro. Ce l'ho aperta da 2 minuti. È già caldissima. È buona. Guarda che va di moda da qualche parte. Fammi aprire questo gioco. Voilà. Grazie a DMR, RMR, RMR per i 20 mesi. Mi prendi in giro? No. E Sere Health. Grazie mille. Tantissimi auguri. Tanta gente che prende casa. Mi fa molto, 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 molto piacere. Buona casa nuova. Chiedono come va l'isola. Che isola? A te. A me? Io non gioco a Animal Crossing da un pochino, in effetti. L'ho riaperto oggi giusto per vedere chi mi arrivava nel villaggio. Ho guardato il nome. Ho visto che era una terribile creatura e ho chiuso. Io la guida adesso. Bravo. Che prego. Bene, bene, bene. Lo Spectre è un pompa? Fucile a pompa con canna lunga, ma in grado di sparare cartucce in ambito di successione. Ma spara anche distante? No, figo, un pompa, gatto. No, perché c'è la canna lunga. Magari riuscivi a fare il fenomeno. No. Costa anche un porco cane. No, prendo sta cazzata qua, guarda. Mi sta molto simpatico. Che barba che c'ha. Va bene, mi garba. Non ho il coltello? No problem. Grazie a Ralph, scaccola tutto per i 9 mesi, Randomize per i 32 e Davide, grazie per i 100 bits. Le cuffie che permettono il doppio ingresso non le fanno più. Se vuoi ti posso dare un paio di cuffie nuove che però io non posso utilizzare perché ho delle incompatibilità, perché ho troppa roba Bluetooth a quanto pare, però si va sui 300 euro. Non so se ti può interessare lo stesso. E grazie a Alessandro per i 34 mesi. Non vedete, lo so. Quando vorrò farvi vedere il gioco, ve lo mostrerò. Minchia, che pezzi di merda che mi ha dato. Dai, prendo questa, sì, Marta Kraus. Marta Scrum. Ma è Mulan? Sì. Grazie a Marshik per 4 mesi. Eh beh, io sono un uomo con la barba. Io non ti vedo, gatto. E come? C'ho il Mosin Nagan con la baionetta. Grazie, Alessandro. Ormai l'avevo ciulato qualcuno questo. Mulan è invecchiata male. Ma che bello il moschettone. Chi? È il tuo, chi? Ma che cazzo hai visto, gatto? Il moschetto, c'è il moschetto. Ma non è il moschetto. No, e che cazzo è? È il Mosin Nagan. Ma c'ha la baionetta davanti a un moschetto. Il moschetto è quello che carichi con la polvere da sparo. Perché le cartucce cosa c'hanno dentro? Dentro hanno la polvere da sparo. Non è che metti la polvere da sparo davanti. Grazie a Marsi che a Carlo. Dai, che vinciamo stasera. Tranquilli. No, non ci voglia. Hai ragione. Ieri alla fine, sai che ho provato Codor. Ho provato COD ieri sera. Vale tantissimo scaricare 200 giga. Lo racconto a Moro perché lui era incuriositissimo. Era il suo gioco preferito. Vero, in realtà. E io ti dico, vale la pena scaricarlo e giocarlo solo per il tutorial. Non credo di aver riso mai così tanto per un videogioco come il tutorial ieri della sera. Battle Royale. Il tutorial della Battle Royale, sì. Grazie a Miki per i 6 mesi. Ieri... Vai socio, porca va...
c'era il doppiatore tutto impostato che faceva mezzo giovane e mezzo comandante. Ok, socio, ce l'hai fatta! Tutto così. Era una roba! Mamma mia! È stato terribile. E poi ti puoi puntellare su, sui muretti e diventi una torretta umana. Bello. Eh sì, Vlaco, grazie mille per i 10 mesi. E anche a Raida Hook per i 15. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Battle Royale. Io però non l'ho. Cioè, non mi interessa in realtà, ragazzo. Sì, come voglio gioco. Solo è... sparare su questo gioco. È dimenticabilissimo. Questo qui è. Ma intanto sposta quel fucile che quanto cazzo è lungo, porca vacca. Ho capito, ma che roba? Ho capito, arriva il mese prossimo. Dov'è? Ma dai! Guarda, devo fare il giro così per passare per non ucciderti. Ti sparo con la trombetta, Ti sparo con la trombetta. Che c'ho? Un colpo. No, mezzo colpo X c'ho. Che cazzo vuol dire? Ah, uno di due X. Perché X? Ma che serve sta roba, la bengala? A far luce? Niente. Magari ma fuoco. Non fa danno? No, magari fuoco. Do fuoco, effettivamente. Da fuoco. Dove cazzo stai andando? A caso? No. Fammi vedere. Ah, ce n'è uno solo. Stanno anche già sparando. Perfetto, siamo morti. L'ho già trovato. Sì, sì, lo stanno esiliando il ragno. Grazie a Saltbeat per i 22 mesi. Cazzo, è la F. Ma perché spari? Perché spari? Tanto, devo farmare. Deve farmare. Porca merda. Che c'hai? È la vecchia, che faccio? La lascio? No. Giustamente. Se non ti lecchi la vecchia, godi solo a metà. Vado su di qui. Tanto, cosa spari? Te non devi mica farmare. Che cazzo ne sai? Lo so bene, lo so. Dottor Pivetta. Ah! Ti pareva. Ti pareva. C'è gente. Di già? Dove? Sì, ma tu mi hai portato oltre questo, sei uno stronzo, sei. Ho capito, ma che cazzo ti ha chiesto di venire qua? No, ma hai aperto qui, c'era. Dove sono? Dove? Che fai? Curati. Sono a sud-ovest. A sud, tra, no, 195. Ma di sotto? Sì. Se andi sopra li vedevi benissimo. Eh no, ero dentro tanto il buio. A sinistra. Capito, spuntavo da di là, era meglio, no? Ero più coperto. Dove sono? Non li vedo. Vabbè, erano lì prima. Ok. Eccoli, sono ancora là. Ho colpito. Anch'io. L'hai preso, è morto. Sì. Non sarà solo, immagino. Non lo so. Comunque l'hit marker era giusto stasera, perfetto. Già una roba buona. Cos'è che ansima qua? Che paliura. Una vecchia. Fammelo prendere. Non vedo movimento. Ti seguirò da solo? Non lo so. Non ho veramente idea. Bisognerebbe vedere se è andato giù. Vado a vedere, dai. Coprimi, che c'è in giù, giù è andato da... giù. Sì, però si è andato giù morto. La miseria. Ma sto fuoco quanto dura qua? Oh oh. No, non vengono da me ste... Merda, nel culo. Coprimi, C'è le zanzare. Le vecchie! Dov'è? Che è? C'è uno dentro, gatto. Come c'è uno dentro? Ma bastardo. Mi avrai sulla coscienza, maledetto. E mi ha sparato, non è che... Mi curo. No, vengo lì a curarmi, che c'è una cura. Era sempre lì dentro? Sì, sì. E allora probabilmente lo ha anche ressato. No, secondo me... Sì. Guarda, gli provo a sparare col bengala. Magari funziona come dicevamo. Sì, ma lo devi colpire col bengala. Ah, io penso di essere fuoco in generale. Troppo figo, Effettivamente non è servito una grandissima fava. È dietro, sono dietro là. Ok, gli ho fatto Edisiot. Da dietro, pushali. Non vedo una... Ma mi brucio il chiurlo se passo. Sotto. Come sotto? Hai ragione. Vai a vedere magari, non lo so. Ma ho due di vita. Sei dietro di me? Io sono sempre sopra. Mi butto, gatto. Buttati, che morbido. Caputtana, hai sparato? Gatto. O ti hanno sparato? Perché c'è lo stronzo, ho sparato. Ah, qua c'è il cadavere. Lì sopra, allora sì. Sono tutti e due morti. L'altro gli ho sparato, l'ho ucciso. Edisiot. Ok. Ma dove l'hai preso l'altro? Qua dietro. Ok. Dov'è? Non lo so. Eccolo qua. Bravissimo. Però stanno ancora sparando. Grazie a Mastro Fenice e a Riccardino Fiuffolo
Grazie mille. Ma questo qua gli abbiamo fatto un double tap. Sì, questo qui sì. No, ma sono contento che il lead marker sia andato a buon fine. Hai preso l'indizio poi tu? Sì. Ok, buona. Andiamo avanti allora. La pistola un pompa, questo per forza è morto. Qui erano degli stronzi. No, io dovrei usare un'altra cura. Ma sto fuoco è infinito? È no, è lì, lì, lì sì. C'è la cura, lì avanti. Qua, là dietro la barchetta. Però il fuoco te lo devi pigliare, secondo me, perché no, non... c'è la scaletta qui, gatto. Ho capito, però ti fai danno cascando, dai. La base. Parapapa. Cold! Gatto, non mi sembra ci sia qui niente. Va bene, Cold, grazie mille. Oggi trasmetto il messaggio alla signorina Sara, grazie mille. Ciao gatto, da quando ti ho visto mi sono messo a ridere perché sei qua, simpaticissimo. Buonasera. Guarda, guarda, che cazzo è questo, cioè, brutto stupido? Indicato qua. Ma vaffanculo, va. Cazzo! Oh, cazzo, grazie mille, Cold. Ciao, Sara! Vai, dopo, puoi andare anche di fianco, gli fai due carezzine. Fai. Ah! Gatto! Dimmi. Mi insegue! Vedo! Mi curo. Non posso, sì. No, questa... Affanculo, bastardo! Andiamo, va! Mi sono appena curato, gatto. Se sei stupido, però, eh! Ma che se ne lo uccidiamo? Ma vai. Muoviti, che stanno già sparando il ragno gli altri! Ma chi se ne frega, glielo andiamo a fottere il ragno! È arrivato lui! Ho ucciso due persone! Che rotti cinesi che sto facendo? Sì, frega sì. Niente, non gliene frega. Oh. No, 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 ma devi morire se vuoi. Ma se ti prendeva, mi ha preso. Non è che se ti prendeva. Che ho mangiato cinese stasera. Però mi si sta riproponendo. Buono, per carità, apprezzatissimo. Schivaggi del cazzo, questo stronzo. Stai sanguinando? No. Ah, sembrava. Oggi ho ordinato la rosticceria cinese e vi giuro, mi è piaciuto più il chirashi, che non gli avrei dato 2 lire, del cibo cinese. È stato incredibile. Non che fosse cattivo, ma il chirashi è stata proprio una piacevole sorpresa. Sarà per quello che sto male, c'ho il coronavirus. Che cazzo è la testa della vecchia? Alla cieca, no? L'hai ucciso? Bravissimo. Sì. È lì? Sì. Sì. Stai tranquillo, eh. Abbassa la cresta. Che fai tanto il fenomeno e muori poi. Cos'è qua? Guarda che qua c'è un oggettino. Ma mi serve un kit medico a me. Quando lo troviamo. Eccolo là. Bene. Qui. Sì, qua. Grazie. Ho 3 tacche grosse io, porca miseria. C'è un altro di grassi, eh. Mi leverai dai coglioni io. Chi è? Ma dai! Cos'è stato? Il medico della peste. Ma era girato, è stato lui? Ma è stato lui a darmi la maledizione lì? No, no, c'era non credo. Un verme per terra c'era. Ah, danno veleno quelli lì, non lo sapevo. Certo. Sono mai stato morso dalla sanguisuga. Allora, dai, una squadra l'abbiamo fottuta, andiamo di là. Grazie a Davnikova per la subscription. Senti, come sparano proprio dritti davanti a noi. Sicuro è lì. Però ci servirebbero colpi. A me sicuro. Anche a me. Insomma, c'è tutto, ci lasci le penne. Santo cielo. Sono bravi. Quella restituzione di cui parlavi qualche live fa... no, quella leggendaria non l'ho mai più trovata aperta. Probabilmente ha chiuso per sempre. Se parli di quella. Altrimenti non ho idea. Mamma mia, che incazzati sti bastardi. Ho avvertito che stiamo arrivando, gatto, non ti preoccupare. Il chirashi, ragazzi, è il... Il riso col pesce. Come, scusami? Il riso col pesce. Sì. È praticamente una ciotola di riso bianco, cioè riso da sushi, con sopra delle fette di sashimi. E...
com'è che si chiama? L'avvocato. Zitto, basta parlare. Ho sentito un mitragliatore. Ho sentito anch'io. Qua c'è l'indizio, però. Chissà dov'è. No, sono è più avanti, Ma non è morto. Sono l'indizio. Che paura che mi ha fatto. Ok, qua ci sono munizioni, ma sono state già depreditate. E certo, c'è già stata gente qua. L'indizio era già premeditato. Ok, quindi dove cazzo andiamo? Allora, di adesso là. Devo capire, no, come si esce. Di lì. Ok, sono uscito, adesso arrivo. Vive 33 mesi. Mamma mia, ma lo stanno disintegrando il ragno. Scusami. Stanno sparando con un cannone al plasmon. Gatto. Stanno usando la. Com'è che si chiamava quello di Gears? Il martello dell'alba. Perché troia. Il furgone Schnitzel. Così a caso? Schnitzel. Però io sento sparare un po' più a sinistra del dovuto. Anche. Oh, c'è una vecchia. Due vecchie. Che cazzo, però. Ah, ditelo che siete dei pezzi di merda. Ci vado io, che io dovrei avere ancora attivo l'antidoto. Hai attivato, gatto, se uno ho capito. Sei. L'antidoto si usa. Non ce l'ho. Sì. Sì, ce l'avevo. Io ce n'ho due, ne vuoi uno? No, ce l'ho. Comunque adesso gli abbiamo detto, ehi, bella, siamo qui. È come se fino adesso. No. Cos'è F per utilizzare? Ah, la scala. Da quale distanza, poi? Perché non andare, che idea del no, era un'idea, veramente sbagliata. Sparano anche dietro di noi. Oh, l'ho visto, uno lì. Dove cazzo è lì? Ok, lì. Adesso l'ho visto. Fuori? No, era entrato dentro. Ok. Da questa porta qua o... Sì. Ma este che vilipendio. Ok, l'hanno ucciso, Occhio che suonano in campana. Stai entrando dentro? No, che come... sono stupido. Beh, cosa vorresti dire? Che paura. Allora, sono dietro di me, però ho paura a sparare così. Ho sentito dei corvi andare via, Vicino a me c'è il cadavere del ragno. Mi hanno sparato uno sopra. Sopra qua? Ah, là, ok. Mi hanno sparato attraverso qualcosa, credo, stavolta. Ti hanno buttato giù? Sì, attraverso la parete headshot. L'ho preso? Ma non è morto. Eccolo! Ok, l'ho atterrato. Bravo. Non so se... Puoi dargli fuoco in qualche modo? In questo momento il bengalino? Ci proviamo. Sì, però tanto non va a fuoco subito. Figura del merda, moro. Non va a fuoco proprio. No, non so quanto sia saggio passare qua. Vabbè, ma quello che c'era l'ho ucciso. Quello che c'era l'ho ucciso. Non penso ce ne sia solo uno, dai. No, ho capito, ma non penso neanche che si siano messi nello stesso punto. Perché mi sa che stava arrivando altra gente. Sì, sicuro. Da dietro arriva gente al 100%. No, più che altro ho sentito i corvi. Voglio zittire quei cani. C'è qua, è qua, vicino a me. Dai, mi ha shottato, però l'ho colpita, Sta andando il suo amico. Ah, col Pompadour, per forza. Ce la fai, C'è anche il barile lì di fianco, fai scoppiare il barile e muore tutto. Il barile rosso. Ma che cazzo, questo? Moro è qua, sinistra. Buona. Ci hai preso? Non lo so, vedo il marker. Ma hai preso me, bastardo! Ma te sei uno stronzo! No, perché te hai preso lo zombie, cretino. E che c'era il fumo, non vedevo. Che paura, comunque. Ma scusa, ma io ho tirato quella bomba, un'esplosione nucleare, il cannone orbitale di TTT. Che figura di merda. Grazie, Kuro, per i 39 mesi. Ma sono morto da Shannon McIntosh, ma guarda te. E si chiama per davvero così. Che brava, figura. Un po' troppo sciancata la figura a cui stavo sparando. Sì, effettivamente sì. Anche perché era contornata di blu. Da te. No, sì. A parte che no, cretino. Il blu eri tu per terra. Sembrava che stessi sparando verso di me, tra l'altro.
verso di te, ma il tuo cadavere era sarà la foschia. Per io stavo sparando a una persona in piedi. Però il Pompadour è stata proprio una bella mossa da parte di quella lì. Cioè, l'ho sparato, non ha fatto un cazzo. Cioè, mi ha appoggiato il fucile all'orecchio e ha premuto il grilletto, quindi sì. A me invece ci è arrivato proprio così, in berser, che ha detto buonasera e... boom. Giù nel canestro. Peccato, era stata proprio una bella partita. Ma perché bastardi di cacca che mi davo? Non è possibile. Allora, prendo il Winfield. Ma perché il Winfield? Con tutte le armi che hai il Winfield? Ma prendi il cacchio di... Capito, non voglio spendere soldi, non voglio spendere. Il moschettone Vetterli, 130, quello col mirino costa. Allora, prendo Barbara che è gratis e ci metto il Vetter, il moschettone? Sì. Il moschettone da me è quello per gli alpinisti lì. Era tutto un moschettone? Sì, no, si chiama moschettone Vetter. Ah, ecco, allora sì. Da me il moschettone è quello lì. No, cioè, anche da me. Cazzo, non vuol dire che si chiama moschettone. Ma cosa c'hai quella roba corta? Toglila. Che cazzo vuoi? Toglila. Che cosa? Quella roba corta che tieni in mano. Devi toglierla, se no non ti dà il moschettone. Devi togliere tutti e due, sei due slot medi. È piccolo il secondo. Una pistola c'ho. Stai tranquillo, sto cercando il moschettone, eccolo qua. Ma come, ma sei drogato? Roba, ma guarda che piccolo. Ma un attimo, ma che sei stupido. Una roba piccola in mano, smettila, dai. Per favore. E poi sei un povero, siamo pazzo. Barbara, sei Harris e Beatrice Signac. Baffanculo anche, scusa. Siamo due nomi italiani. Grazie ad Azra e ad Elsa. Un saluto anche a Moro, dicono. Sì, il moschettone è quello dell'arrampicante, ma infatti il mio fucile, se tu te lo attacchi, non si stacca. Io sono Harris. Ora invece è Beatrice Signac. Guarda come posso ballare nella mia postazione spaccando. Tu hai parlato in game. Eh? Hai fatto un casino strano. Perché stavo sbattendo tutto. Certo. Sbattendo. Moro è l'unica persona che, avendo il mixer, ha deciso di utilizzare il cazzo dell'RTX. Sì, e quindi deve rompere i coglioni a tutta la famiglia, a tutto il mondo, a tutta la via, per farci nomi sentire di sotto, perché lui quel cazzo c'entra che c'ho il mixer, scusami, anch'io c'ho il mixer, ma non si sente la puttanata. Che hai una tastiera di merda, gatto. Come, perché? La mia tastiera si sente, purtroppo, però spacca il culo. Adesso in non si sente la tastiera più. Fa un casino della miseria. Solo che fortunatamente il mio microfono è buono. Ma anche il tuo è buono poi. Com'è possibile che si sente la tastiera? Perché ce l'avevo in posizioni diverse. 26 gradi e mezzo ci sono adesso. Dai, si è abbassato un po'. C'è la febbre a camera tua? No, fa un caldo porco. Nel mio naso però, Con l'RTX merda, intanto non mi facevi sentire la tua diarrea dal naso. In realtà, secondo me sì, visto che i rutti si sentono. Non si è sentito niente comunque. Avete sentito casino in chat? Non ha sentito niente nessuno. Infatti, mi sembra non l'abbia mai scritto nessuno in chat. No, vedi, no. Nato, non parte un cazzo qui però. Ho capito, partono le cazzate. Ma che, ma che sei una donna? Sei, ha parlato. Tu grazie Lorenzo parlato, per 13 minchia, mesi. Fai cagare, andiamo veloce. Dove cazzo siamo? Ah, lì in alto. Ok. Ma che domanda ti fai? A per sapere dove andare. Lesbo? Dove andare? Sono donna? Dai. Sì che sei donna. E allora cioè, siamo Barbara e Beatrice, che cazzo di mi sono scordato, ma chi se ne frega? Che palle! Domanda, che domanda, ma che, non è mica Assassin's Creed che voglio la caratterizzazione del personaggio. Grazie a Ricci, me lo garantisco Antonio io. Ricci? Sì, con la Y. Ma sto ansimando. Sono proprio una stronza.
Ma dove cazzo si passa qua però? Che lavoro. Catene. Ma te sei un bastardo. E ce n'è un'altra, no? In fila alle poste, tra l'altro. C'è un oggetto. E poi lo vengo a prendere. Adesso dammi un attimo che c'è questo stronzo. Dopo prendo la legna. Sono un po' lesbica. Mi piace la mona. Grazie a Diam Holy Luke per i suoi 5 mesi come le dita della mano che uso per il mouse. Ok. Allora, dritti di qua, come dei fusi? Certo. Di testa. Moro, ti voglio carico, cazzo. Ti voglio carica. Mi piacciono tutti, sono un piacione. Tutto sessuale, un piacione? Un tuttologo. Ma allora sei un pezzo di merda! La vecchia! C'è gente che spara lì avanti, scimunito! Ma allora! Scusa, gatto, mi ero presa la mania del texano un attimo. Jules, mamma mia. Usciamo insieme uno di questi giorni così per... No, che c'è il virus, state a casa. Facciamo che no, facciamo scemi. Che no. Di qua, di là dobbiamo andare. Magari facciamo due charle, non lo so. Muovi il charleston, va. Per parlare dei nostri gusti. Porca puttana, che porci. Cosa? Secondo me c'è... Ostia, che porci. La porchetta, senti che profumo, bacon. Oddio. Secondo me c'è anche un po' di puzza di merda. Qui dentro c'è il maiale invece. Anche gatto, secondo me. No, secondo me l'ho sentito. Non è che secondo te c'è. Che cazzo ne so. Lo sento, effettivamente lo sento. Ti dirò di più. Lo vedo. Ho anche paura. Io ho parlato pure. Ma io non lo sento. Ah, ma cammina sopra, dici? No, è sotto, sotto. Come sotto? Ma io sento sopra. Non vedo, hai una... le papille gustative alle orecchie? Non vedo una sega. Ok, adesso con la mia lucetta vedo ancora meno. Dove va cazzo bene, sei? Ti offro un mosco mule. Ma dov'è? È sotto, gatto. Ma dove si scende? Adesso non mi chiedere. Cioè, io ho visto qua un paese, qua vedi dove sono io. C'è lo scivolo per i baghini. Ma hai acceso la merda? Ciao. Sì, per vederci. Hai sparato tu? Sì, ma non ci prendo. E questo corre in giro. Non gli tolgo un cazzo. Io ti giuro, non ho ancora... Ecco le scale. Gatto, vieni qui. Oh, se no vieni qua. Ma sì, ma subito con me se l'hai preso sto bastardo, ma scusami. Ma io sono in un punto dove non ci arrivo, anche a qui. Salito? Quella squallida di sua zia. È salito? No, è incastrato. Incastrato? Incastrato. Si è levato di culo. Grazie a Phoenix. Buonasera. E a Only Nuke. Grazie. Con la bomba adesiva, veramente. Cosa? Comprate la bomba adesiva e l'attaccate al boss e gli togliete 3 quarti di vita. Ma lui non è immune alle esplosioni? No. Ah no? Solo il fuoco? Mi fai meno male col fuoco, tra l'altro non è neanche immune. Ma te mi hai lisciato la testa, brutto sputato. Ho cosa sentito il proiettile. Ho sentito il proiettile che mi sfrigola. Dov'è? Attraverso i muri, bitch. Il legno si spacca, bitch. No, cosa ho preso? Ho preso fuoco. Ho preso fuoco. Allora, io credo che sicuramente fuori non da noi... Non mi sono aperto Steam, ma che bastardo Steam. Cos'è? Che ogni hai tanto aperto Shift Tab? Shift. No, sì. Anche se premi solo Shift ti si apre Steam. Delle volte. Stanno sparando parecchius. Veramente? Fuori sì. Cazzo, dobbiamo smetterlo allora. Ma è lontano, gatto. Ostia, non mi sembrava neanche così tanto. Ammazzalo che finisci di far bordello, così capiamo. Ci vuole poi 3 quarti d'ora, Dov'è? Fammi spazio. Ecco. Ma adesiva può darsi anche che ce l'ho. Shadow.
Ah, solo attraverso un muro lo colpiamo. Attraverso due no. Dovrei caricare. Ok, mo. Non ho colpi! Tanto qua non arriva, gatto. Buona. Okay. Carichiamo, almeno adesso mi curo. Devo spegnere quella cazzata però, perché fa veramente troppo casino. Ah, le orecchie. Ma mezzo un'idea del cazzo, tra l'altro, quella lì, sì, eh. Sì, veramente. Senti che pace dei sensi. Ho munizioni se le vuoi, eh. Sparano a sud-est, vuol dire che stanno sparando all'altro mariachi. Io vi ricordo di seguire le regole, ragazzi miei, perché altrimenti per Maban. Se no fate voi. Non sono vostra mamma. No, questi sono vicini, gatto. Qua ci sono due stronze. Gatto, questi sono spari molto molto vicini, eh. Io te lo dico, questi ci sparano vicino, gatto. Ho capito, se mi lasci molto, lavorare molto. Dove cazzo si sale qua, per cortesia? Moro, c'è il sentiero. Mi arrampico. Piano, piano che fai bordello. Dove cazzo si sale, che piano piano. Quella porta lì l'abbiamo aperta. Arca puttana! Dicevi? Allora, sono ad est. Ad est, non a sud? No, ad est. Ah, uno, quello che mi ha sparato era ad est. L'ho visto chiaramente. Era lì in mezzo alle frasche. E adesso chissà dove cazzo sono finiti. Eccolo. Lì avanti, amore, lo vedi? Mi hanno sparato, sì, ma c'è anche qualcuno che fa rumore. Preso. Sennò che non è uno zombie. Sta sparando a me, tra l'altro. Preso. Non so che cazzo ho preso, ma io ho preso. No, vedo. Non capisco. Morto? Non lo so. Lo ripinghi? Era lì. Più o meno lì da qualche parte. È lì in mezzo alle frasche comunque. Che cazzo è sto rumore? È uno che sgrattugia lì. Andiamo a prendere il porco? Eh sì. Allora adesso dove ci scende? Guarda, non lo so. Ma che cazzo, di qua si sale? Cazzo gatto! Qua, qua. Permesso. Ah, porca miseria. Ok, usa la tua vista. Aspetta, no, fammi andare prima sopra dove eravamo. Tanto dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare a est sparati, tra l'altro. Bene. Allora, a est ce n'è uno. Da quella parte là. Puttana. Sparavano verso di te? No, no, da quelle parti lì dovrebbe essere. Sì, l'ho visto, ho visto, visto. Ho sbirciato anche io con il cazzo. L'ho visto là. Lì in fondo. Cazzo, non ci ho preso. Neanche lui. Anche io. È lì in fondo.
Sì, l'ho visto. Non ho un colpo pulito. Tutto sporco, Capita? No, dobbiamo ucciderlo per forza quello lì. Fa vedere un attimo la maps. O lì. Ah no, in realtà possiamo anche andare, al centro, sud-est. Andiamo sud-est, sti cazzi. Andiamo. Però occhio alle balle. Armstrong ha raccolto una taglia. Orca vacca, sparano. Bestia! Ma sì, ma hanno dei bazooka loro, non vale mica. Sono a livello 1000 loro, che cazzo... Porca puttana. Sbirciato il cazzo, sì. Non hai capito niente di questo gioco, è una Battle Royale PvE. PvP PvE. È una Battle Royale. Bella. È una Battle Royale. No. Però puoi anche uscire senza uccidere nessuno e lasciando tutti in vita. Sì, bene. Oh... E allora come cazzo lo chiami, scusa? Un'esperienza? PvP? Una cazzata? Che fanno questi? No? Quanto è da tutta la famiglia? Tua mamma quella lurida! E allora... Affanculo! Non sparare! Caputtana, quanti erano? Una sbirciatas? Com'è? Buona. Nessuno, non c'è nessuno, andiamo. Buona, buona, buona. Taglia mezzo le frasche. Quella era dell'alba dei morti uccisi. Sì, è un loot game. È loot game sicuramente, però... Sì, però è diverso. Non lo comparerei a Tarkov o roba simile. In realtà lo comparerei a Tarkov, sì, perché no. Perché ti aiuta molto più che di... Ma te sei un pezzo di merda. Stavo colpendo. Non è che lo fa la difficoltà al genere, lo fa il tipo. No, è vero, però qui c'è un... c'è un salire di livello, una progressione differente. È una puttana! Cosa... Tutto, moro! Porca vacca. Mi curo anche, già che ci sono, Ti devi curare tu? Grazie a Monshi, buonasera cattone, è sempre un piacere darle questo Prime. Mi fa molto piacere che lei lo dia a me. Ti inculati, vecchia di merda, ti inculi. Ah, caputtana, che male. Ci sono. È godibile in solo, sì. Ma infatti il titolo della live era perché stasera molti pensavo di giocare da solo. Molti si caccano addosso in solo, Beh, è bello anche per quello, perché è un bel gioco. Ma in realtà ci cacchiamo anche assieme, no, dai, qualche minchiata. Dobbiamo andare a est. Sì, ma da solo ti cacchi da un sacco. Ma è figo. C'è il suo perché. Sì, sì. È come Tarkov, comunque, che anche lì te lo puoi godere anche da solo, però insieme naturalmente è più figo. Sì, dicevo, io stasera pensavo che Moro fosse occupato e avrei fatto la live di sto cazzo da solo. Orca puttana, hai sparato tu? No. Allora non è aiutami bello. Aiutami con sto coso che muoio. E gli hai sparato? C'è gente, quando suona c'è gente, vuol dire. Mi devo curare tutto io, gatto. Adesso non li vedo. Eccole, arrivano da ovest. Qui dietro, 3, 2... Uno, colpito. No, fuga di squadra. Perché è ripartito il timer? Ti sei allontanato? C'è gente. Ah, perché c'è gente? Non lo sapevo. Ti hanno bloccato la fuga. Non lo sapevo. Sono curato. L'ho colpita ancora. Che dolore che mi ha fatto. L'ho uccisa, mi sa, Mi sa che l'ho uccisa. Ok, non l'ho vista, non la vedo. Ha smesso anche di... Sì, è per quello. Fare, quindi... Che figata che stantuffa quando deve partire, cioè quando arriva gente. Non lo sapevo. Se entrano nell'area si resetta. Non lo sapevo, non mi è mai capitato. Di solito mi ammazzano molto prima. È la seconda che vinciamo, di fila. No, che cazzo dici? Stai zitto, scemo, stai zitto. La quarta. Seconda di fila. La quarta. Terza. Stamattina che gioco? 20-20. Campione del mondo.
Del Temo mondo, Berlino. Bravo, del mondo. Beppe. Bravo, Beppe, bravo, bravo. Ciao Beppe. Ezio, no damage, first try, second win. Vittoria reale. Ho fatto anche quella di questa settimana, tra l'altro. Back to back. Gesboro. Aspetta, io ce l'ho a 17, però adesso sta stronza me la devo potenziare. Un'altra la facciamo, figa. Sì, sì, ma infatti me la rendo inespugnabile. Com'è che si chiama il Vetterli come fucile? Fucile moschettone A? Vetterli. Sì, ho capito, ma che tipo di arma è? Moschettone Vetterli. Ho capito, però nei potenziamenti c'è il suo moschettone nome. Vetterli 71. Non lo so, perché te dici a leva, ma che cazzo vuol dire a leva? Non lo so. Una carabina autoratore girevole dell'esercito svizzero con caricatore interno, un mirino corto rende quest'arma molto efficace a lunghe distanze. Hai capito? La carabina, allora. Qua c'è il fucile a leva. Però noi cerchiamo la carabina. Non c'è. Rosicheranno i maschilisti che due donne hanno vinto questo game. Madonna. Ce li vedo lì. E tra l'altro sono una di colore e una asiatica. Ma entrambi con nome italiano. Che mischio. Siamo proprio politically correct, c'è da dirlo. Disney approver. Sarebbe bello lavorare con Disney. Credo sia impossibile. Per me almeno. Dico troppe parolacce. Basta che poi dici... Scherzo, sei a posto, Merda, scherzavo. No, così. Dici una cosa brutta di una persona, dici no, ma in realtà siamo amici da sempre. Voglio fare questo, tiè. Lobby del tabacco. No, modifica cacciatrice. Dammi il pompa. Voglio un fucile a pompa di quelli cazzighi. Ma c'è il moschettone. C'è un moschettone e il fucile a pompa adesso. Ah, perché mi hai messo il perk, grazie. Imbecille, mezz'ora, Ma mica mi hai detto il perk, mi hai detto le cose. Ma io il perk devo sentirmi dire. Petizione per gatto nuova principessa Disney? Posto. Ma io potrei diventare il re dell'Italia, se volete. Per mi fare? Comandare l'Italia? Che domanda è? Cosa faresti in Disney? Popolino? Non lo so, però in realtà i prodotti... Allora, a parte i film Disney che ultimamente mi fanno un po' cacare. Disney comunque anche Marvel. A tutto, esatto, c'è Marvel, Star Wars. Poi cos'altro è che fa? Fa un po' di robe. Cattolicesimo diventa la religione di Stato. Non si sa quanti player ci sono in mappa. Sono 16. Sì, confermato? No. Allora, nelle trio dovrebbero essere 4 squadre in tutto, in realtà. Ma sulla base di cosa lo dici? Dicevano così, mi fido, nel senso anche noi non abbiamo trovato. Allora, ci è capitato, delle, a parte perché... Non abbiamo mai trovati troppi perché a un certo ci si è levati sempre dei coglioni, quindi non abbiamo mai visto effettivamente quanta gente c'è. Primo. Secondo, non ma sai chi è. Ma c'è scritto nella descrizione del gioco quanti player ci sono. E quanti player ci sono? Non è scritto una cosa del gioco. Gruppi da 3 vengono fuori 16, mi sembra, sicuro? Perché io sapevo 4 squadre, quindi... Però, ti ricorderai, abbiamo fatto delle partite dove non c'era palesemente nessuno. Ok. Io voglio sapere il massimo, poi il minimo non me ne frega una sega. No, ma credo sia proprio randomico. Eh no, ci sarà un massimo, non è che è randomico, possono essere in 3000. No, però ci sarà un cap, ma non sarà sempre quello. Sì, effettivamente i gruppi di 3 che vengono in 16, stavo facendo anch'io i conti, ma non... Allora, dritto. Orca vacca, c'è solo il ragno.
Grazie a Leonard per i 4 mesi. Sono... Dipende. Non è detto che ci sono i gruppi da 2. Da noi non ci sono i gruppi da 3. C'è cioè, squadra più l'arbitro. Stanno già sparando. Ho sentito. Spara l'arbitro. Spara l'arbitro. Ho sparato, sì. È perché in realtà possono essere squadre da 3, da 2 e da 1. Ok, up to 12 player comunque. Quindi 12. Quindi credo siano massimo sempre 12 giocatori. Ma tipo se sono squadre da 3 sono massimo 4 squadre. Se sono squadre da 2 sono 6. Interessante. E c'è una signora che si sta nutrendo di un signore. Entra in un caffè. Flash. Sempre evergreen questa. Veramente. Peccato che non faccia ridere. Non ha mai fatto ridere, ma è... Bravo, spara, no? Cosa cazzo? Devo farmare. Te sei un deficiente. È un evergreen, però è la battuta quasi onomatopeica. Non serve perché che dici niente, la gente ha già capito. Cioè non... La gente capisce già al volo. Tutto il resto fa ridere, vuol dire. Tutto il resto è noia. Parti da quello. Vieni a sinistra, che è qua. È vieni qua, ah, vieni scusa, qua. Mi stavo facendo proprio una cazzata. La panchina delle riserve, c'è il panchinaro, dici. Ma che cazzo di fucile di merda ho preso su? Ma che sono stupido, eh. Io volevo il fucile, quello che, con cui mi ha ucciso la signora prima. Ok, sono spawnati due cani, li ho visti proprio la, spawnare. La doppietta? Scusami, sì, la doppietta. Fucile di ma guarda. Allora? Sono abbastanza sicuro che un cane sia immortale. Ah, sì, perché c'ha l'elmo. Ma non mi ha dato neanche l'hit marker. Non ti dà l'hit marker? Sparano nord o nord est. Hanno sparato, osteria. Sì. Ce ne fava. Cosa stai facendo? Non so, speravo di munizioni, cure, qualcosa. No, no, che lisci. Era presissimo quello, palesemente. Liscio Gatto, no. È lisciato, dai. Porca vacca. Quanto mi sparano anche qua. Ma oggi è la guerra del non del Congo. Com'è che era la... guerra del Congo. No, non il Kosovo. Cos'era? La guerra del Co... Vietnam. Ma che Vietnam? Con la C. La guerra del Co... Cosmo. Ma va, ma non dire cazzate. La guerra del Co? Madonna, ma che quanto sta... Del Golfo, bravi! Stai zitto, va bene, ci sono arrivati. Boh, ma che cazzo sto sentendo? Andiamo. Oh, c'è un film medico, non usare. Ti sposti? La guerra del Co... La guerra della Golf. No, sì. No, passiamo di qua. Quanto ti caghi per quello lì? Guarda che è una sega, eh. Ti ha disintegrato prima. No. Tu devi smettere di sparare quando ci sono persone vicino. Ma io non le vedo vicine. Io le ho sentite però. Guerra del Congo. Guarda che lì purtroppo mi sa che la guerra ce l'hanno ancora. Porca vacca. Allora sparo a quella laggiù. Non ci ho preso che niente. Che liscio, vabbè. Guarda come si fa. Wow, gatto, pure correndo. Sei fortissimo. Io non farei indispettire i mod comunque, ragazzi. Poi fate voi. Ti immagini che figata se ogni tanto passasse il treno? Che figata se faccio indispettire i mod. Che risata quanto di merda, gatto. Vaffanculo. Coglione. Stupido. Grazie al Chaff per i 9 mesi. Madonna, mi sta venendo una colica di sonno.